Cari amici di Telebari, bentornati a Tempi Supplementari. Dopo un piccolo intervallo musicale, proprio come nel cinema che comanda, giusto? Siamo sempre qui con Francesco Brollo, regista di Giulietta e Romè. L'ho detto bene, Giulietta e Romè. Giulietta e Romè, stavolta l'ho detto bene, a Bari Vecchia. Un vero e proprio trionfo anche da parte della critica, con tra l'altro due bravissimi attori che sono venuti anche a trovarci, Marco Pezzella e Francesco Zenzola. Parliamo, come tema di oggi, la corsa. Abbiamo aperto con un bellissimo frammento di Forrest Gump, rapito dalla galassia di YouTube, perché la corsa è un tema molto importante in questo momento che le elezioni si avvicinano. Le città iniziano a riempirsi di grandissime macchie colorate, che sarebbero i nuovi simboli dei partiti. E a me piace domandare al nostro ospite, è veramente un onore e un piacere averlo qui a Tempi Supplementari a Telebari, che tipo di corsa quest'Italia deve fare per uscire dalla crisi. Lo domando a Piero Sansonetti. Benvenuto direttore, scusa se ti chiamo così. Grazie, buongiorno. Mi potete chiamare come vi pare, non c'è problema. Che Piero, corsa deve fare l'Italia? esatto, in questo momento che corsa stiamo vivendo? Qual è la corsa di questo paese per sfuggire alla crisi, per sfuggire ai fantasmi del passato, ai fantasmi delle promesse, delle favole? Siamo un paese, come ha detto Severgnini in una bellissima intervista alle Invasioni Barbariche, che ama ammalarsi di favole. Tu cosa pensi di questo, di questa riflessione di questo collega? È veramente un paese che può ricadere nel dramma della favola? Ma insomma, in questo momento mi pare molto smaliziato, ha creduto sempre a tante favole, ora mi pare che è arrivato l'ultima favola raccontata a Berlusconi, adesso mi pare che non ci può provare più nessuno a raccontare le favole. Il problema è che non si capisce qual è la storia vera, abbiamo delle elezioni complicatissime, adesso tu accennavi a manifesti nei muri con tutti questi simboli, basta dire che tutti questi simboli, non so quanti sono i partiti, 12-13, dei quali due soli, mi pare, il PD e il PDL, c'erano già le elezioni precedenti, no? Tutti gli Sì. C'è altri sono simboli nuovi, sono, c'è Monti, c'è Ingroia, Fratelli d'Italia c'è che sembra un film di Storace, Vanzina come titolo. Fratelli d'Italia, sì, No, è 24 simpatico. maggio, Hanno riso in molti come perché sembra un richiamo no? ai film di Vanzina. Quindi Vanzina si poteva anche fare maledetta primavera, si può fare come si vuole, insomma, però sono tutti simboli nuovi, nemmeno la gente, nemmeno si capisce, bisogna essere piuttosto informati per capire che pezzo è uno, che pezzo è l'altro, Centro Democratico, Fratelli d'Italia. Quindi diciamo, è questa novità che si va alle elezioni senza conoscere bene nemmeno quali sono i partiti e senza conoscere bene soprattutto quali sono le ricette, perché la domanda giustamente è ma che corsa deve fare l'Italia? Invece l'impressione è che fra la corsa che deve fare l'Italia e la corsa che devono fare i partiti non c'è niente a che fare, sono due corse diverse, distinte. I partiti ora stanno facendo questa corsa per vedere fondamentalmente come Bersani vincerà le elezioni, perché sono le prime elezioni che si svolgono sapendo già chi le ha vinte Bersani. Anche se sta facendo di tutto, ecco, Di forse. tutto, lui è impegnatissimo, diciamo, nel Le tentativo di sta provando tutte. creare un po' di suspense, perché erano noiose, francamente. Invece lui sta facendo varie cose. Lui anche poi i giudici l'aiutano, perché stavolta i giudici invece pare che invece di andare contro Berlusconi vanno contro Bersani, la MPS, il Monte dei Paschi di Siena, diciamo, è un caso forse di giustizia e orologeria che una volta denunciava Berlusconi, adesso non so perché non è contro di lui, anzi lo facilita. Clamorosamente i giudici accorrono in aiuto di Berlusconi, o comunque per ostacolare Bersani, però l'impressione è che comunque Bersani vincerà e bisogna vedere come, quindi se dovrà governare poi con Monti, se dovrà governare con Monti e Berlusconi, se dovrà governare con Vendola, se dovrà no? Però dopodiché c'è la corsa dell'Italia che è un'altra cosa, come si esce da questa crisi purtroppo non sembra avere molto a che fare con la campagna elettorale e lì i problemi sono tanti e se ne parla pochissimo. Io credo che il problema fondamentale del quale nessuno parla è come l'Italia diventa un po' più giusta. Perché si dice sempre come l'Italia diventa un po' più ricca. Ma benissimo, è meglio se diventa più ricca, però se resta così profondamente ingiusta come è stata in questi ultimi 15 anni, tutti i dati ci dicono che il grado di ingiustizia aumenta sempre di più, io credo che dalla crisi, anche se diventa un po' più ricca, non esce. E invece di questa questione, di come diventa un po' più giusta, non se ne parla mai, né a destra né a sinistra. Piero, un problema secondo me fondamentale che deve essere analizzato è quello del lavoro. Se
Si parla spesso delle ricette per uscire dalla crisi. C'è un noto sociologo americano, consigliere di Barack Obama, che ricordo consigliava ai tempi dell'università il grande Franco Cassano, oggi candidato per un importante gruppo politico italiano, che era Sennett. Ecco, Sennett sosteneva come in una società capitalistica o liberale non si potesse prevedere per il corretto funzionamento di quest'ultima la presenza di soggetti con contratti a tempo, perché Sennett sostiene che l'individualismo, che dovrebbe essere alla base del capitalismo e del liberismo, ovvero la forza e il talento dei singoli, non può essere premiato se è considerato accottimo. Ecco, il problema del lavoro, del precariato, non è il vero problema di questo paese. Come fanno le banche a dare mutui senza un lavoro a tempo determinato? Come fa il meccanico a sistemare più macchine se non viene pagato per un cambio semplice di gomme, che non c'è purtroppo in questo momento una liquidità tale da consentire quasi nulla in questo paese? Ecco, il lavoro è per te, come anche per me, il tema nodale di tutto. Guarda, io penso che è uno dei tre temi nodali, perché il lavoro da solo non credo che sia il punto di soluzione. Io credo che abbiamo tre problemi giganteschi. Uno è questo che hai descritto talmente bene che è inutile che lo ripeto. Il lavoro e la questione del precariato. Tu ponevi la questione del precariato, non solo la questione del lavoro. E il secondo punto è la divisione, che è collegata, sono tutti collegati, però non sono la stessa cosa. È la grande ingiustizia nella divisione della ricchezza, che clamorosamente io non la considero solo un'ingiustizia dal punto di vista etico, ma la considero una tendenza che è di suicidio del capitalismo. Cioè il capitalismo ha bisogno di un mercato che funzioni. La tendenza di questi anni è di portare tutta la ricchezza nelle mani di pochissimi e quindi di aumentare la povertà e di indebolire il ceto medio, la semipovertà, diciamo così, ha prodotto un contraccolpo del mercato che si ritorce contro il capitalismo. Un maggior grado di giustizia sociale in questo momento sarebbe l'unica riforma, non da potere operaio, capiamoci bene, da partito liberale. Un partito liberale serio avrebbe tutto l'interesse, quindi la seconda questione è come si, il lavoro, come si vede la ricchezza. Terzo, io credo che il lavoro e il reddito non necessariamente siano la stessa cosa, sono tutte e tre collegate le cose. Penso che in una società che comunque tende a diventare una società che grazie alla scienza, alle nuove tecnologie, al progresso, alla modernità, avrà sempre meno bisogno di lavoro, cioè il rapporto fra quantità di lavoro e produzione della ricchezza sarà sempre più piccolo, si deve porre il problema di come garantisce il reddito e il diritto a vivere e la dignità di tutti, non solo attraverso la distribuzione del lavoro. Per capirci, con una parola, io penso che il reddito minimo cosiddetto, la garanzia per tutti di avere un reddito, sia la grande sfida di una società moderna capitalistica, non socialista, non, nemmeno prende in considerazione, capitalistica. Se no, il capitalismo finirà per suicidarsi da solo. Piero, c'è un testo molto bello che Io non dico so. cose moderate, No, sto no, no, dicendo no, cose molto assolutamente. moderate, non sto No, dicendo no, no, cose. no, non stai, diciamo, rivestendo l'immagine di Pol Pot, No, assolutamente. io gli dico, non l'ho mai amato il capitalismo, però gli dico, bada, stai attento che ti stai suicidando. Se ti vuoi salvare, devi fare qualcosa di C'era diverso. un bellissimo testo di Fusato, dal titolo Bentornato Marx, nel quale, non so se ti è capitato di leggerlo, nel quale sostiene, in una rilettura marxista, che, il vero interesse del lavoratore non sia quello di arricchirsi alle spalle di qualcuno o alle spalle di un datore di lavoro, magari prendendolo in giro. Abbiamo dei casi eloquenti del rapporto datore di lavoro-lavoratore in Fiat, ad esempio, ma la summa, la sintesi anzi del concetto marxista sarebbe il seguente: non vogliamo che l'operaio, cioè il lavoratore semplice, guadagni quanto o più del datore di lavoro, ma desideriamo e vogliamo che possa avere la stessa vita sociale, cioè deve esistere un lavoratore che possa avere la stessa possibilità di giocare a tennis al circolo tennis del datore. Ecco, non stiamo parlando di reddito. Stiamo parlando, come tu hai fatto, di possibilità. L'impressione è che più si vada avanti, più diminuiscano le possibilità. È sbagliata questa fotografia? No, no, è giusto, altro che tennis, basterebbe un po' di ping pong, uno si Esatto. vuole, Però il no, ping meno male pong che è maoista. Il il ping ping pong pong è più sempre, maoista, sì, Piero, è sempre per vero, rimanere nel tema di Forrest Gump. Forrest Gump diventava un campione di ping pong, quindi non abbiamo le esatto, Olimpiadi. no, Aspetta, forse Francesco voleva farti una domanda, Piero. sì, buonasera, direttore. Volevo chiedere, tornando al tema della trasmissione, se è possibile che l'Italia possa correre
in modo paritario il nord con il sud Ti oggi. parla un veneto, io sono nato a Bergamo, ma non volevo perché i miei genitori sono meridionali. Ecco, quindi una domanda proprio open questa. No, figurati, quando io parlo di distribuzione della ricchezza non parlo solo di distribuzione della ricchezza fra ceti, diciamo così, quindi fra ceti sociali, fra classi, e naturalmente in Italia c'è questa questione drammatica di nord e sud. Io poi lavoro in Calabria, che è il sud del sud del sud, e non tenere conto della drammaticità delle condizioni. La Calabria credo sia, non è la più povera perché la Sicilia è la più povera, però è la più maltrattata sicuramente la Calabria, ma comunque in tutto il sud. Non tenere conto, per esempio, di questa cosa clamorosa che è stato nell'ultimo secolo il fenomeno dell'immigrazione, della fuga dal sud verso il nord. Non solo è ingiusto, diciamo così, ma fa saltare qualunque analisi economica. Perché è inutile, adesso ne dico una semplice per capirci. Ho letto grande scandalo perché a Reggio Calabria ci sono 3 volte il numero di pensioni di invalidità di quelle che ci sono in Lombardia. Quindi si suppone che i calabresi e i meridionali rubino le pensioni di invalidità. Nessuno fa il conto sul fatto che in Lombardia ci sono 4 milioni di calabresi, di meridionali. 4-5 milioni di meridionali che stanno lavorando perché non sono invalidi, se fossero invalidi sarebbero rimasti in Calabria ovviamente. Quindi se noi facciamo il conto non sulla regione, cioè sul luogo, ma sui popoli, scopriamo che i calabresi prendono molte meno pensioni di invalidità dei lombardi. Adesso ho fatto un esempio per capirci. La rapina, diciamo così, una rapina magari anche legittima, che è stata fatta da parte del nord e da parte di gran parte dell'Europa nei confronti del sud dell'Europa, e in particolare noi ora stiamo parlando del sud Italia, è la più grande ingiustizia di questo secolo. È impensabile creare un popolo italiano, perché non esiste ancora il popolo italiano, se non si ripara questa ingiustizia. Non può esistere un popolo territorialmente spezzato in due e dove sotto ci sono i poveri e gli schiavi e sopra i padroni e i ricchi. È impossibile. Assolutamente d'accordo, Piero. Guarda, io andrei avanti, lo sai, io non ti nascondo la stima per te e per i tuoi interventi, quindi non posso che Ringrazio, ringraziarti per aver parlato con me qui a tempi supplementari a Telebari e ci sentiamo presto, spero di nuovo. E grazie a voi, Piero, viva ti Bari. parla chi ha vissuto 3 anni a Catanzaro, quindi capisco perfettamente quello che tu stai dicendo. Io sono di origini salentine, quindi ci scambiamo alla rovescia. Vivo a Oh. Cosenza, ma la mia origine è salentina, quindi. Io papà di Brindisi, penso di aver dichiarato tutto alla frontiera. Grazie Io ancora, di San Piero. Pietro Vernotico, di A Cudico, di posto. San Pietro Vernotico, Dietro casa. quindi. Piero, grazie veramente per essere stato qui con Arrivederci, noi. Alla arrivederci, grazie prossima. Francesco, io ti ringrazio per essere a te. stato in questa centrifuga di tempi È stato supplementari. un buon ascolto. Abbiamo avuto Vittorio Feltri, abbiamo avuto Piero Sansonetti e poi l'intervallo musicale, come nei gran film. Ricordiamo la tua regia a Giulietta e Romeo, l'ho detto bene? Giulietta Romè, sì. Oh, ce l'ho fatta, è andata bene. Quindi un Ma intervallo lo parli musicale. in dialetto barese almeno. Scusa, ma tu che mi stai parlando in Veneto adesso? Sai che c'è una città in provincia di Venezia che si chiama Alvisopoli? Adesso volevo dirti questa cosa. No, ti sbagli. C'è Alvisopoli in Veneto. Possiamo andare su Wikipedia. Invitiamo tutti i telespettatori e ne riparliamo la prossima settimana. Alla prossima!